a dire che rispetto alla decadenza di Berlusconi la prima cosa che lui farà da segretario è occuparsi della scuola, una grande campagna sulla scuola, perché dobbiamo ripartire da lì. Da dove vogliamo ripartire se noi non siamo ragazzini e questa la storia degli ultimi 20 anni la conosciamo e sappiamo i danni che ha provocato? Ma da dove la dobbiamo riprendere se vogliamo riacciuffare questo paese? Dalla scuola, dobbiamo ripartire da lì. Non solo perché abbiamo energie per poterlo fare, abbiamo passioni, abbiamo dedizioni, ma perché se non partiamo da lì probabilmente non riusciremo a invertire, a cambiare verso. Vado con un altro flash, perché mi ha colpito il fatto della sanità. Non so se sia proprio vero quello che è stato detto, cioè che si muore così. Non dici, non dici che si deve. Lo sa perché lo dico? Lo dico per questo motivo. Sì, sì, no, vengo a quel punto. Perché questa della sanità è una di quelle storie che mi ha sempre colpito, che mi provoca una rabbia infinita. Perché la sanità pubblica in Europa l'hanno inventata gli inglesi, ma gli italiani sono stati maestri. Noi siamo stati maestri per gli altri. Di che cosa voleva dire offrire un servizio sanitario nazionale? Metterlo nella condizione di poter essere usufruito da tutti. Adesso da noi non funziona e in altre parti d'Europa funziona. E guarda caso, ad esempio, non tanto in Germania, ma ad esempio quello francese, dove loro fanno esattamente quello che faceva con noi prima della riforma. Sapete chi è che eroga i servizi sanitari comuni? Perché sono i comuni che sanno dove mettere un ambulatorio e dove non deve starci un laboratorio di analisi. Abbiamo votato il Ministero della Sanità, non serve più a niente. Adesso, perché vi dico questo? Perché se noi vogliamo riacciuffare e cambiare questo sistema, dobbiamo vedere con grande precisione alcune cose che sono assolutamente incomprensibili. Quella della sanità è un problema drammatico per la vita.